prima cosa importante è salvaguardare questo meraviglioso, importante, straordinario monumento della storia della nostra città, e quindi è da qui che è partita l'idea con l'amministrazione precedente di trovare le forme attraverso le quali fosse possibile evitare che l'usura del tempo potesse rovinare il monumento stesso. E poi si è pensato, e per questo abbiamo lavorato, di tenere insieme, come deve essere Roma, la storia, la memoria, l'identità, e al tempo stesso un segno di contemporaneità come quello che un grande architetto come Richard Meier poteva dare in un'area particolarmente pregiata della città. E quindi l'idea è stata quella di mettere insieme queste due dimensioni, che poi in fondo è la chiave dell'identità della nuova Roma, che è grande patrimonio archeologico, storico, artistico, ma anche grande modernità, intervento di architetti, vita culturale, innovazione tecnologica. E queste sono le due immagini della città che questa opera credo racchiude molto bene. Stiamo facendo tutti interventi che sono ispirati dalla ricerca del bello. E siccome il bello c'è anche oggi, il bello non è finito alcune migliaia di anni fa, il bello è nelle mani degli architetti, è nelle mani degli artisti, di Mimmo Paladino piuttosto che di Richard Meier, noi cerchiamo il bello per poter consegnare alle generazioni che verranno anche il segno del bello dell'inizio del 2000, perché questa idea che noi abbiamo, che solo il passato abbia prodotto il bello, è un'idea che se l'avessero avuta i contemporanei di Augusto non ci avrebbero lasciato la rapace. Uno dei luoghi dell'identità della città, a me piace che oggi venga percepito in questa doppia dimensione, cioè storia e futuro, che sono le due dimensioni di Roma. Non è una città arroccata, non è una città chiusa, non è una città che si fa semplicemente museo di se stessa, ma è una città viva che trasforma un luogo come era questo, separato dalla città, in un luogo vivo, vissuto, attraversato persino dal calore degli esseri umani che entrano in rapporto fisico con un monumento che prima sapevano solo che c'era, ma che era difficilmente raggiungibile. Da quando la Rapace si è aperta c'è un flusso ininterrotto di visitatori e turisti, ma adesso sono convinto che tutti i romani apprezzeranno l'equilibrio di questo intervento. Mettere mano al centro storico è difficilissimo in una città come Roma, ma si è trovato il modo e la misura giusta.